Questi circa 12.000 sono di religione musulmana e di questi a loro volta ve ne sono circa 5.000 che seguono i riti della religione musulmana. Chiariamo subito che non è una guerra di religione quella che si vuole fare. Abbiamo il massimo rispetto per questa come per tutte le religioni. Però è altrettanto evidente che vi sono dei segnali azione del percorso delinquenziale. Se un detenuto all'improvviso, che non ha mai seguito, come dire, un approfondimento religioso, diventa un integralista, diventa uno che 5 volte al giorno va a pregare, viene il calo della preghiera, che sono sintomi molto evidenti, perché un conto è pregare normalmente, a volte può sembrare normale, ma un conto è avere proprio il callo, che vuol dire che quando uno prega picchia per terra come dimostrazione di conversione a questa forma di fondamentalismo. E il problema che i detenuti stranieri sono a livello nazionale per un 35% appunto stranieri, è altrettanto vero che in alcune realtà come quella del nord, che si corrispondono ad esempio al 70% dei detenuti presenti. Quindi se per dire a Torino o a Genova o a Milano la percentuale di detenuti stranieri è del 70, 75, anche 80%, è del tutto evidente che, diciamo, lo sbalzo del sondaggio statistico alla Trilussa comporta che vi sono realtà dove questi sono il 10%. Quindi toccare perché sei un impuro. E da questo determinano poi tutta una serie di problemi che sembrano, come dire, nella quotidianità della vita normale, trascurabili, ma all'interno del carcere di una cella si creano poi problemi proprio nella gestione quotidiana del detenuto. Lì anche si, come dire, accendono i terminali di una situazione che va monitorata e, come si dice in un gergo che a me non piace, ma è molto usato in ambito poliziesco, va attenzionato il soggetto stesso. Il carcere, se è un carcere cieco di mera repressione, finisce per amplificare il fenomeno e non per ridimensionarlo. Io non vorrei essere equivocato, perché oggi ci troviamo a gestire questo fenomeno che rievoca purtroppo periodi tristi della nostra storia, parlo del terrorismo interno, in cui la bilancia va verso tra garanzie e repressione, tutela dell'ordine pubblico e garanzie, tutela delle garanzie. In questo momento forse il pendolo oscilla verso alcune misure, soprattutto nei confronti di alcuni soggetti, più verso la repressione, più verso l'arresto per finalità preventive che non alla commissione di reati ben definiti con prove consolidate. Ecco, siamo proprio certi che uno sbilanciamento verso una repressione, verso la criminalizzazione di questo fenomeno, di questi soggetti, non finisca per esasperare questo mondo. È difficile da gestire questo fenomeno, perché non è un fatto nuovo, non finisca per esasperare questo mondo e che quindi possa accrescere quella forza di reattività violenta verso un sistema, verso un mondo che li rifiuta e li arresta. Quindi il termine radicalizzazione è entrato nel linguaggio corrente della maggior parte delle istituzioni pubblico-private, in particolare in ambito penitenziario, ritenuto come il nemico principale del trattamento. Le indagini condotte negli istituti penitenziari di alcuni paesi europei, tra cui Italia, Francia e Regno Unito, hanno rivelato l'esistenza di due allarmanti fenomeni legati al radicalismo islamico. Il primo riguarda la radicalizzazione di molti criminali comuni, specialmente di origine nordafricana, i quali, pur non avendo manifestato nessuna particolare inclinazione religiosa al momento dell'entrata in carcere, sono trasformati gradualmente in estremisti sotto l'influenza di altri detenuti già radicalizzati. Ritrovamento di copie dei testi classici dell'estremismo islamico e di materiale video di Al-Qaeda in molte celle dei detenuti musulmani sembra confermare quanto detto. Il secondo fenomeno diffuso in misura crescente, particolarmente nel Regno Unito, riguarda l'imposizione della legge islamica, la cosiddetta Sharia, all'interno delle carceri ad opera di gruppi di detenuti fondamentalisti. La radicalizzazione in carcere può avvenire attraverso due canali, per osmosi interna
ossia grazie all'influenza di altri detenuti, oppure per l'influenza esterna, ossia l'introduzione dei testi devianti o l'accesso di visitatori autorizzati per i vari motivi, quale l'assistenza religiosa, i colloqui familiari ed altro. Oltre alla violenza fisica, i gruppi fondamentalisti hanno anche adottato misure quali la proibizione del consumo di carne di maiale e dell'uso ricreativo di materiale musicale, il pericolo della conversione di Petrolano. In Italia ricordiamo il caso di Domenico 40, convertito all'Islam nel penitenziario di Trapani e riarrestato il 17/7/2002 per il compimento di attentati incendiari, fortunatamente falliti nella Valle dei Templi di Agrigento e all'interno della metro di Milano, lasciando striscioni con scritte inneggiate ad Allah e ai Mujahideen in Afghanistan, e il caso prima citato, l'attentato ai mercatini di Natale di Berlino del 2016, in cui fu coinvolto il terrorista Amri. Lo stesso terrorista, peraltro a pochi giorni dall'attentato, il 23 dicembre, aveva fatto di nuovo ingresso in Italia, dove è rimasto ucciso a seguito di uno scontro a fuoco con i colleghi della Polizia di Stato. Nel nostro paese, per cercare di fronteggiare il fenomeno radicalismo e arginare la possibilità di attentati terroristici, è stato istituito il 6 maggio 2004, con decreto del Ministro dell'Interno, il CASA, ovvero Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, consistente in un tavolo permanente presieduto dal Direttore Generale della Polizia di Prevenzione, nel cui ambito vengono condivise e valutate le informazioni sulla minaccia terroristica interna ed internazionale. Vi prendono parte le forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato, Carabinieri, Agenzie di Intelligence, AISE e AISI, e per contributi specialistici, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria. È stato lo stesso CASA più volte a ribadire che proprio nelle carceri, luogo imprescindibile di controllo, i fenomeni di radicalizzazione hanno la meglio. I numeri del resto parlano chiaro. Secondo l'ultima relazione presentata dal TAP, Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, sono ben 506 i soggetti radicalizzati in carcere. Dei 506, 242 sono detenuti cosiddetti di primo livello, ovvero soggetti detenuti per reati di terrorismo internazionale. Per questo tipo di reato i ristretti sono 62 secondo le fonti del DAP, o particolarmente attenzionati per atteggiamenti che rilevano forme di proselitismo. 114 sono di livello medio, a cui fanno riferimento i detenuti che hanno posto in essere atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie jihadiste. 150, cosiddetti di basso livello, con cui si fa riferimento a quei detenuti che meritano approfondimento per la valutazione successiva di inserimento nel primo o nel secondo livello. L'altro dato che merita particolare interesse riguarda la collocazione di 62 detenuti per reati di terrorismo internazionale. Infatti, 26 sono ristretti nel carcere di Sassari, 19 nel carcere di Rossano, in provincia di Cosenza, e 11 nel carcere di Nuoro. Per questo, il nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria adotta forme di controllo straordinarie, monitorando i soggetti in ogni momento della loro vita detentiva, dalla preghiera svolta nella camera detentiva agli incontri casuali, quali i passeggi, fino ai locali adibiti e luoghi di culto dei penitenziari. Sono ancora quattro fasi del processo di radicalizzazione. La pre-radicalizzazione, per cui si intendono i fattori contestuali che rendono un individuo ricettivo all'estremismo, l'identificazione, quando l'individuo si allontana dalla sua identità o dal suo comportamento precedente, l'indottrinamento, quando i potenziali estremisti cominciano ad isolarsi nella convinzione che la società sia sbagliata e debba cambiare. La manifestazione, che consiste nell'impegno personale dell'individuo a passare all'azione violenta allo scopo di promuovere la sua ideologia e trasformare conseguentemente la società. È comunque indubbio come sia difficile per le persone senza una specifica formazione distinguere tra la pratica religiosa legittima dei musulmani e quella istigatrice che porta alla violenza. La radicalizzazione però può infatti essere un processo lento e graduale, o al contrario manifestarsi improvvisamente e in modo esplosivo. In ogni caso può divenire evidente quando gli individui iniziano ad agire in modo diverso, poiché ai cambiamenti di mentalità si associano spesso anche quelli del comportamento. Non esistono indicatori che possono inequivocabilmente essere interpretati come segno di pericolo.
Sta quindi alla sensibilità del personale penitenziario e della polizia penitenziaria osservare da vicino eventuali cambiamenti per poi procedere a degli specifici approfondimenti. Nulla deve essere sottovalutato da parte della polizia penitenziaria, essendo questa la prima, se non l'unica, che possa avvedersi del processo di cambiamento della persona detenuta. L'attenzione deve essere certamente rivolta all'intensificarsi della pratica religiosa, all'aumento dell'isolamento volontario, all'affissione dei simboli jihadisti, al cambiamento dell'aspetto esteriore, che potrebbe consistere nella dismissione degli abiti occidentali e l'uso di vestiti tradizionali o la crescita della barba, l'aggressione fisico-verbale dei musulmani moderati, il rifiuto di comunicare con operatori di sesso femminile, la critica alle altre religiose e il rigetto degli stati democratici e della loro costituzione, la disobbedienza, il comportamento degli anni, persino criminale, il ricorso allo sciopero della fame o altre forme di protesta per la soddisfazione di specifiche rivendicazioni. Tuttavia, seppur sempre maggiore sia la consapevolezza del pericolo legato al fenomeno del radicalismo all'interno delle sezioni detentive delle nostre carceri, poche ancora sono le concrete iniziative messe in campo dall'amministrazione penitenziaria per contrastare questo complesso fenomeno. Così come pochi, se non addirittura inesistenti, sono gli strumenti forniti alla polizia penitenziaria che quotidianamente si trova a fronteggiare i potenziali terroristi priva delle indispensabili conoscenze. Purtroppo le barriere linguistiche, la mancanza di conoscenze culturali impedisce agli agenti di polizia penitenziaria di individuare i comportamenti sospetti che, come detto, non sono facilmente individuati. Sarebbe infatti opportuno che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria procedesse con una mirata e più accurata opera di formazione e aggiornamento del personale in tal senso. Fino ad oggi ogni tentativo di contrasto è rimesso alla libera ed improvvisata iniziativa del poliziotto penitenziario. Due sono le scuole di pensiero prevalenti in Europa. Quella francese, secondo la quale è opportuno procedere con un deciso isolamento del potenziale radicalizzato, così da evitare ogni forma di contaminazione con gli altri detenuti. Quella italiana, che per certi aspetti si contrappone a quella francese, secondo la quale occorre procedere ad un'intensa attività di osservazione che possa consentire uno specifico e particolareggiato intervento. Sono infatti 200 su 10.400 detenuti di fede islamica gli osservati speciali, così come dichiarato dal capo dipartimento, il presidente Santi Consolo, negli istituti di pena italiani. Purtuttavia, la campagna di rieducazione dei terroristi al fine di deradicalizzarli porta insita in sé il rischio di successo, poiché, come ha sottolineato la CIA, può essere possibile solo mitigare, non prevenire, l'uso terroristico delle prigioni, perché le popolazioni detenute non possono essere monitorate e controllate in ogni momento. Grazie. Il poliziotto penitenziario, specialmente con la sorveglianza dinamica, vive un problema di vita professionale notevole, perché da un lato bisogna individuare la funzione trattamentale, privilegiare il trattamento rieducativo, ma dall'altro lato io che sono capo dell'ufficio degli affari legali so che se in questa situazione di, chiamiamola libertà detentiva, no? Usiamo un termine tecnico, accade qualcosa, il dipartimento è responsabile civilmente. Il dipartimento per i suicidi, vi assicuro, caccia milioni e milioni di euro all'anno. Allora ecco qual è la difficoltà del poliziotto penitenziario. Da un lato non deve monitorare, non deve impedire la libertà religiosa, non lo deve giustamente, non deve etizzarlo o individuarlo solo per il callo che ha per la preghiera, no? Tutte cose che imparano oggi, o piuttosto per la versione per la carne di maiale. Però dall'altro lato deve stare attento, perché se accade qualcosa in questo regime di libertà detentiva, il DAP risponde civilmente, e vi assicuro che sono tantissime le cause che noi perdiamo per questo motivo. Il poliziotto penitenziario che si dissocia, perché da un lato deve rispettare questa cultura, ma dall'altro lato deve controllare, perché la stessa cultura, che può essere libertà di religione costituzionalmente garantita, può diventare una forma di terrorismo. E questa è una duplice funzione che noi chiediamo al poliziotto penitenziario. E per questi io so che esistono i corsi in tutta Italia, 4.000 poliziotti già l'hanno fatti, e adesso anche gli allievi agenti hanno il dovere di fare, vero, Ministero Zaccarino, un corso di formazione per individuare
e distinguere quello che è la libertà di religione, che la nostra Costituzione garantisce, da quello che è un'attività di proselitismo, e non è facile. E non è facile. Però no? Il Dipartimento ancora non è riuscito a varare una circolare che sia veramente, come dire, minuziosa, dettagliata su questo problema, ma perché fondamentalmente non è facile. Cioè, fondamentalmente non è facile. Pure il Papa, quando parla del mondo musulmano, dell'Islam, va a coprire il mondo, il Papa. Allora è normale che varare una circolare, lì ogni virgola, no? Ogni termine usato male può creare un incidente istituzionale e quindi trovarci tutto il mondo religioso. Io penso che noi non possiamo lasciarci condizionare proprio come paese, la cultura del paese, la cultura istituzionale, da atteggiamenti come quelli che il collega adesso ha appena citato. Il nostro Stato è uno Stato libero, democratico, consente la libertà di culto, ma questo non vuol dire che non possa avere una perquisizione o che una donna poliziotto non possa fare una perquisizione, una donna islamica che ha il capo coperto, perché fare, diciamo, evitare che le pubbliche amministrazioni, dal nostro Dipartimento a quello del DAP, diciamo, si glogino, come ha detto prima la funzionaria che ha parlato, rispetto, diciamo, alle circolari che possano intaccare un tassello della libertà di culto. No, ci dobbiamo preoccupare se queste persone che stanno condizionando la nostra società e la nostra vita possono condizionare le funzioni attribuite dalla Costituzione alle forze di polizia, perché se a me è previsto che debba fare una perquisizione, la perquisizione la faccio, punto e a capo. Perché anche una donna di fede cristiana può dire che il corpo, diciamo, se guardiamo al Vangelo, alla Bibbia, nella sua integrità, vuol dire, non è che la religione cattolica dà una libertà assoluta rispetto a una condizione morale dell'uomo e della donna. E quindi io penso che qui un'evoluzione culturale anche della dirigenza pubblica vada fatta, ma anche dei governi. Noi abbiamo avuto, diciamo, autorevolissimi esponenti del mondo istituzionale di sesso femminile che hanno parlato di contaminazione culturale. Io che sono un uomo aperto, molto liberale, diciamo, e posso dire di fede politica popolare, non condivido questa contaminazione. La contaminazione c'è a parità di condizioni, ma non quando una delle due parti deve condizionare l'altra a prescindere dalla volontà. E questo non è possibile. Se un operatore di polizia dentro le mura del carcere non può fare una perquisizione, chiaramente si ferma, perché sennò poi nasce tutto un problema connesso alla libertà di culto. Ma la libertà di culto nel carcere è garantita. Mi pare che ci siano i luoghi adatti per coloro i quali sono di fede musulmana, per quelli che sono di fede ebraica, per quelli che sono di fede cattolica. È garantita, voglio dire, anche la condizione di sostegno spirituale a tutti i detenuti, anche quelli, diciamo, che sono in massima sicurezza. Quindi non credo che il nostro paese non garantisca questo livello di civiltà, voglio dire. Però è chiaro che se un livello di civiltà conquistato in 2500 anni si scontra con la barbarie, cioè di persone che vivono allo stato bravo e vengono in Italia e poi sono messi nelle carceri perché arrestati e pensano di condizionare il sistema paese, questo non è convincente. Però nel proprio